Cara donna, l'ingegnere fascista, cara donna, volle una villa che sfidasse il cielo e la volle al Pincetto, luogo sacro. Sugli stracci e l'urina dei barboni, sulle loro bottiglie mezze vuote, sulle erbe, sui rospi delle streghe, fu edificata la villa Proterva. Al passaggio nel fresco del mattino, delle sorelle, delle ragazze, cara donna, sempre abbassavamo con punti lo sguardo. Esile, mite, tra le sue sorelle sane e spavalde, Anna andava a scrivere un tema che saprebbe di api e fiori, lei ferita, sfiorendo come un fiore.